Considerazioni finali? Anche con le parcelle di merda, visto? Oggi, boh, posso andare di nuovo a casa. Sei contento? La Coppa d'America, gli scali di oggi. Serio oggi, Perone. Sara, accendiamo? Perone la potenza. Accendiamo? Allè. Omni. We'll be right back.
l'occasione di Renzo Simonetti. Mauro Tobanelli con 2.36, eccolo lì, ciao Mauro, del motoclub Nave, e Roero, il motoclub di casa, quindi ovazione se possibile per il pilota di casa. E lì c'è Davide Sperone che si sta adoperando per ovviamente immortalare lo start di Alberto Tosco. Ciao Alberto, e in bocca al lupo ovviamente per tenere alta la bandiera del motoclub. Tutt'altro che devastazione di tipo barbara, quella alla quale inneggiano tanti manifestanti. Ma a te è caduta la catena? Sì. Niente, la portavo al paddock. Non continuo. Perché è dritta al forcellone, sennò. Ma è partita lo scorre catena, scorre catena. Minchia. Prima si è masticato di. A parte che. Sei da solo? No, siamo in due. Anche il furgone può anche darsi che se ci provi arrivi fino a qua. Beh, ci è arrivata la macchina, no? È una 4x4. Sì, no, comunque. Una minchiata è arrivata. Sì, ma adesso. L'asfalto è lì, eh? Lo porti te, che io ho frizione che slitta. Sì. Hai la frizione che slitta? Sì. Ma sì, ma guarda che qua siamo. Siamo. Però non devono. Ma. Qualcuno, ok, però comunque non devono agitarsi se uno rimane a piedi con la moto. Ho capito, è normale. Ma così così ti accompagno anch'io, così poi vado da Roby. Anch'io vado da Roby, tanto andiamo avanti da solo. Andate a mangiare, è tutto fate? Perfetto. Volete che vi portiamo un piatto di agnolotti? No, è tutto asciutto, tutto perfetto, non ci sono i cocchi. Minchia. Guarda qua. Vabbè, a parte che l'ho tritato. Vabbè. Ma come volevi? Sì, almeno. No, però anche a rimetterla. Senza questo, dove cazzo per vai? Carità. Era tutto il forcellone. Ma puoi al massimo arrivare fino al paddock. Ma ci arrivo già anche limato, mi gira già il cazzo. Allora lascia perdere. Mi gira già il cazzo che l'ho limato qua. Fossi io, lascerei perdere. Lo buchi, è come una sedia proprio. Fossi io, lascerei perdere. Questa qua lima già meno, il KTM è fatto così. Perché già sta più piatto il forcellone. Sì, però comunque. Crarla. No, anche se. Ma non arriva più nessuno. Ma perché è finito già tutto il primo giro? Minchia, meno male, noi andiamo a casa prima. A me è stato più sul cazzo che dopo 20 moto si è spaccata quella roba lì. Casualmente che avevamo un pezzo di carta e io mi sono portata sta cosa qua, ma proprio così. Se non avevamo quello, il pezzo di carta, cosa facevamo? Facciate le X. No, non ci è andato neanche la birra, niente. Con la birra lì non scrive sopra quel cartellino. Sì, ma ce la siamo portate da casa. Sì. Oppure un team, perché la X la possono fare anche loro, un fantastico team che vai a comprare da Cina Birch. Quello lì non se lo possono replicare loro. Ma subito non ha funzionato? No, all'inizio non capivamo bene come. Si incastrava. Perché si incastrava sto coso. Essendo una cosa che buca. Guarda che c'è una moto. E poi entra nel buco. Entra. Vuoi fare te? No. E poi entra nel buco, non usciva più. Invece questa cosa qua si ritira completamente. Comunque ci siamo fatti delle belle figure di merda. Ma non era colpa nostra. Ma sì che. Sembravamo handicappate. Sembravamo handicappate. Un pilota gliel'ho dato e tieni, fai te. Se l'è fatto lui. Perché voi vi agitate anche per niente. Ma dai! Si forma la coda. Tutti caldi. Funzionava quel colpo. Ma voi ditelo, non è colpa nostra. È la federazione che ci dà. Non devo sorridere, altrimenti mi si impazza. Tutti i denti giallo polenta poi. Ciao. Oh,
ma io ti becco dappertutto a te. Come va oggi? Minchia? Immagino. Alza! Mi hanno detto che hai avuto il tuo da fare qua. Il numero 120 è arrivato e ha agganciato il codo, mi ha portato via tutto. Mi ha fatto male, no? È passato uno con un bello, il paletto lì ho già tolto 10 volte, ma se l'ho messo lì lo vedono, tirano a schiva, però tanto se li battono dentro va giù. Poi gli ho piantato una piantina almeno. Ah, ma l'hai piaciuta a te? Esatto. Io pensavo che l'avevamo dimenticata noi. No. Gli ultimi partono che ora. Ma io penso che qua. Tira. No, ma lui non tiene, Walter. Cosa metto? Niente, quello lì era solo finto. Ho capito, ma non sta così. Sta. Aspetta che prendo un tocco di bosco. Omme. Passa Paolo, la forza a te. Passa Paolo, la forza a te. Ma fatti quello lì. Yeah. No, ma dietro. Oh, mettiti proprio dietro. Va bene, messi in testa la volta buona. Denise, la retro è tutto a destra. Dove andiamo, Sperone? Andiamo indietro. Dove vai? Ma dove vai? Non so. Senti che partenza. Ma non sulla strada, stai qua. Eravamo già con quarto d'ora qua, Denise. Vanessa, vai piano!